Nel cuore hai solamente Radio RBE, ed ora sai che puoi trovarci pure qui, in auto ed anche a casa prima di dormire, rimanici a sentire, non te ne pentirai. E se per caso non ti senti tanto bene, il tuo capo dà da bere a quelli come te. E se la vita ti riserva una sorpresa, sgradevole incompresa, tu pensa sempre che noi siamo quelli del giovedì, canale 8-7, non mi ritorni in mente, quelli del giovedì, c'è tanta bella gente, quel mi ritorni in mente, show. Puntata di Mi Ritorni in Mente Show. Wow, settima puntata visibile sul canale 87, ma anche su YouTube volendo. Sì, certo, potete vederci dappertutto, no? E poi ringraziamo il pubblico del Moscerino. Grazie. 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 Grazie Moscerini, piccoli Moscerini. No, scusate. Più sempre più numeroso, sempre più numeroso. Sì, passati da sì, 10 sì. a 12 a spettatori. 12, è un'emozione. Un'emozione. È un incremento del 20%. Bravo, esatto. Vediamo esatto. Le statistiche termini. Dicono così. Certo, perfetto, perfetto. Da cosa iniziamo? Da iniziamo. Allora, noi iniziamo, come sapete, abbiamo un super ospite della serata, poi abbiamo un circolo di comici, di pazzi, di giullari, di menestrelli. Un circo. Senza il no. Esatto. Un circo di menestrelli, di comici, di pazzi. E poi però e poi ci siamo anche noi che siamo tra questi, sì. E ancora ci stiamo domandando perché abbiamo fatto questa cosa. Non lo so, ma soprattutto gli altri si domandano perché questi continuano a fare questa cosa. Perché? Ma noi continuiamo e questa sera vogliamo portare una tematica che ancora non abbiamo affrontato. Ah sì, la tematica, parliamo della tematica. Allora lo chiediamo già subito al pubblico, no? Sì. Allora, vogliamo parlarvi questa sera di illustrazione, di disegno. Oh. Anche da casa, eh? Allora, cioè, c'è il, ogni volta che noi proponiamo un tema c'è il gelo. Ma io non so più cosa dobbiamo proporre. Ma non lo so neanche io. Non lo so. Alle elementari non disegnavano, ve lo dico io. Secondo me c'erano di sperare le maestre. Certo. Allora iniziamo subito con le domande al pubblico, anche da casa, rispondetevi tra di voi sul divano. Voi invece disegnavate, disegnate? C'è qualcuno che disegna? Guarda, sapete io, cos'è il io disegno? Io non ci posso credere. Sì. Oh, c'è qualcuno che disegna? Oh, voglio, voglio dai sapere, questo microfono. Voglio sapere chi disegna qui in questa sala. Allora. Oh, ce ne andiamo lì. Oh, sentiamo. Ah, che cosa disegni? Acquarello. Acquarello. Paesaggi e architettura. Ah, bene, bene, vedi. Oh, bello. Oh. Bello, brava, brava. Brava. Sì. Qualcun altro disegna? Sì. Sì, oh, passatevi pure il microfono. Vedi chi disegna. Pittura d'olio e acrilico. Olio acrilico. Olio acrilico. Fantastico. Oh. Poi, altri, non altri. C'è nessuno? Niente, manco uno scarabocchio quando siete al telefono, che si facevano una volta. Ma io per esempio faccio quei disegni, insomma, quei paesaggi all'aria aperta con la striscia di azzurro sopra per fare il sole, per fare il cielo, il sole nell'aria. Sì. Quella roba lì. Sì. No, più o meno il mio livello è quello. Però sì, poi quando li porto dallo psicologo, psicologo guarda, si capiscono tante cose. Esatto. Si capiscono tante cose. Questo è l'importante. Ma Marta, noi adesso, prima di iniziare, di introdurre il nostro super ospite, che sa veramente disegnare, non come ecco. Voi. Ma no, ma non dire così, dai. No, già un'attività che sanno fare. È vero, poi gli chiediamo di essere entusiasti. Esatto. Allora, vogliamo fare la nostra sfida di aforismi, dai, sì. Sul disegno. Vai, io ne ho uno bellissimo. Vai, mettiti là, voglio. Vado, dai, vado. Lanciati, piano lanciati. Che rompi tutto. Allora, il disegno è l'arte di condurre una linea a fare una passeggiata. Paul Klee. Bella questa, bella. Vai. Vi è piaciuta? Sì. È piaciuta? Oh. Attenzione, attenzione, senti questa. Preferisco il disegno alle parole. Il disegno è più veloce e lascia meno spazio per le bugie. Le Corbusier.
Giusto. Vorrei chiedere alle Corbusier con che velocità parlava, perché cioè, non so, non vorrei contraddire il mitico, però poi qua c'è lui che già abbiamo citato nelle scorse puntate. Ho imparato a dipingere come Raffaello, adesso devo imparare a disegnare come un bambino Picasso. Ma vai, che sanno già anche sanno chi l'ha già detto. Pablito, stai diventando scontati. Ma attenzione Marta, io ti stendo sempre con l'ultima. Attenzione, la fotografia è una reazione immediata, il disegno una meditazione. E chi è stato? Henri Cartier-Bresson. Bella. Non badiamo più a tante ciance, non parliamo di tante cose a vanvera. Annunciamo l'ospite di questa serata. Ne abbiamo qui con noi questa sera un'illustratrice che ha lavorato e lavora per grandi marchi, giornali, autrice di importanti esposizioni, e nei suoi disegni nasconde sempre un oggetto misterioso. Alessandra Parigi! Eccola qua, Alessandra Parigi! Grazie! Accomodiamoci pure. Finalmente una ragazza, perché finalmente, per sette puntate solo uomini. Puntate solo uomini, finalmente dovrei fare una donna. Forse era ora. Ma abbiamo esordito, Sì, la prima. È vero. Questa è la verità. Allora, Alessandra Parigi, ma anche Alessandra Cerotto Parigi, poi dopo chiariremo perché. Ok. Allora, lo chiediamo direttamente a te. Che cos'è un'illustratrice? Un'illustratrice, io mi vedo, posso parlare per me, certo. Mi vedo come semplicemente una persona che disegna e che ama disegnare. Quindi il mio lavoro è questo, disegnare. Per me un'illustratrice fa questo, disegno. Certo. Semplicemente. Infatti noi ci chiedevamo anche proprio per il lavoro che fai, tutto, perché tu hai lavorato e lavori anche con grandi aziende, che cosa fa proprio un'illustratrice su commissione? Nel senso, quando ti chiedono di fare un lavoro, cosa succede? Come parte la cosa? Cioè ti chiedono delle cose proprio in particolari, vogliono delle cose ben precise, oppure ti lasciano creatività e libertà nell'inventare? Ma ovviamente dipende spesso dal tipo di lavoro che mi chiedono di fare, però normalmente mi richiedono qualcosa di molto specifico, incentrato magari su un target di età, quindi per bambini o per adolescenti o per adulti, e mi viene indicato un tipo di soggetto e un tipo di stile anche a volte di disegno, sì. A volte sì, e quindi io mi rifaccio poi a tutte le varie indicazioni per realizzare un'illustrazione finale. Quindi tu spazi in tanti stili, riesci a manovrare, a muoverti più o meno, più o meno, sì, diciamo che la cosa più difficile dicono che sia invece trovare proprio il proprio stile e avere solo quello. Io faccio molta fatica perché amo fare cose un po' differenti e quindi normalmente spazio anche per non annoiarmi troppo, diciamo, però sì, quindi mi occupo di una serie di stili differenti che poi più o meno non sono tantissimi, insomma, mi giostro però su alcune tipologie di disegno e di stili. Beh, poi sei molto giovane, quindi è anche giusto spaziare. Insomma. Sì, mi piace sperimentare comunque, penso che possa essere utile per il mio lavoro. E quando e come è iniziato? Cioè, da dove è nata questa passione? Quando è nata? Cioè, da sempre? Quando hai deciso a un certo punto poi di farla diventare un lavoro? C'è da sempre, disegno da sempre, da quando ero bambina, e, come tutti, più o meno tutti. Però più o meno tutti i bambini chiaramente pacioccano sui fogli di carta. E in realtà non avevo scelto di fare l'illustratrice da bambina, io avrei voluto fare tutt'altro. Inizialmente volevo fare il poliziotto, poi ho cambiato idea. Avrei voluto fare la ricercatrice di mummie, quindi un'archeologa. Ma pure io, mi stai dicendo poliziotto e archeologa, pure io. Ecco, poi e poi ho cambiato completamente idea. Poi sei finito davanti alla mummia come me. Vabbè, più o meno, dai. Ormai si è convinto da solo. Ma qualcuno ha detto l'ha trovata! Ma dove? E tra l'altro io anche la conosco
quella che ha detto l'ha trovata. Vabbè, senti, e poi facciamo i conti dopo. Però te la sei tirata, scusa, ritorniamo. Quindi no, tu eri partita da tutte altre cose. Sì. Però mi è sempre piaciuto usare le mani innanzitutto per lavorare, certo. E quindi usare i colori, disegnare in generale. E poi mi sono iscritta a una scuola di disegno, in realtà di arte, a Saluzzo, la scuola Bertoni, dove facevo tutt'altro, perché avrei dovuto fare la designer in teoria per il tipo di corso che avevo scelto, quindi disegno industriale. Però poi mi sono accorta che nel realizzare i vari bozzetti per i mobili, in realtà io amavo disegnare e non fare la progettazione, quindi ho scelto poi di dedicarmi esclusivamente al disegno proprio, e non alla progettazione di mobili, ma qualcosa di più astratto, di più artistico. Certo, sì. E qui abbiamo qualche esempio, no? Io adesso mi sposto perché magari la regia riesce a inquadrare meglio, non so se riescono a vedere qualcosa, perché poi... Qualcosa possiamo anche aiutare la regia? Sì. Questa è una bagna cauda. Sì, se vuoi raccontarcelo, cioè raccontarcelo che poi è evidente, sì. È una ricetta della bagna. Sì, questa è una serie di illustrazioni che ho realizzato ultimamente, l'ho chiamata l'arsetare dell'amicizia, ovvero il ricettario dell'amicizia, perché mi sono accorta, anche se io non cucino, anzi sono proprio pessima, mi sono accorta però che una buona ricetta funziona se gli ingredienti hanno affinità tra di loro, quindi se c'è una sorta di amicizia. Quindi ho voluto rappresentarli sotto forma di personaggini antropomorfi che si abbracciano, che in un qualche modo hanno affinità, insomma, c'è affiatamento. E chiaramente ho scelto delle ricette quasi prettamente piemontesi, perché comunque io amo la buona cucina, soprattutto quella casalinga, quella piemontese, quindi mi faceva ridere anche disegnare un'acciuga che abbraccia uno specchio d'aglio, cioè. Esatto. Poi tu sei anche molto legata al territorio, perché sì. Hai lavorato per la Caffarello, diciamo, che oltretutto è stata anche riconosciuta ultimamente come marchio storico. E com'è stato lavorare per loro? Cioè, com'è? È stato divertentissimo per certi aspetti, anche se un po' faticoso, perché le consegne mi venivano date da una settimana all'altra, quindi avevo poco tempo per realizzare i disegni. Però molto, molto simpatico, perché il target a cui mi riferivo in quel caso lì specifico erano adolescenti, quindi i disegni erano molto allegri. In generale comunque il marchio Caffarel ha dei temi molto allegri, quindi ho dovuto disegnare magari dei bradipi che si abbracciano, o comunque dei personaggi un po' buffi e particolari, ed è stato molto, molto carino. E questa è una domanda che tutti ti vorrebbero fare, secondo me, cioè a fine lavoro, oltre al pagamento, ti davano... un po' di sostanza. No, vabbè. Questo interessava a me comunque. Vabbè. Niente cioccolato. Niente cioccolato. Niente cioccolato. Poco. Ma le tecniche che usi sono le più disparate? Come dicevi, gli stili hai detto diversi, ma le tecniche, per esempio questo che vediamo qua. Questo, allora, in generale io lavoro su carta, sì. Quindi utilizzo matita per abbozzare un disegno su carta e poi realizzo un'inchiostrazione, quindi un ripasso con una china, con diverse diciamo supporti, quindi o con delle penne o con dei pennelli. E quindi ripasso la linea a matita e poi la colorazione è quasi sempre digitale. Quindi purtroppo ho abbandonato l'acquarello, anche se lo amavo tantissimo, ma perché è molto più veloce, molto più facile anche poi da modificare, non devo ricominciare da capo il lavoro. Quindi di solito sembra una domanda interessante che avrei voluto porre, onestamente. Beh, già risposto. Ok. Perfetto. Ok. E invece, allora, c'è una particolarità nei tuoi disegni. Tu nascondi sempre un oggetto misterioso, che è un, lo possiamo dire, un cerotto. Un cerotto. Un cerotto, nascosto qua e là. Sì. E come mai questa trovata bellissima, che comunque ti caratterizza molto? Ma allora, intanto mi fa ridere nascondere cerotti nei disegni, perché mi fa ridere anche metterlo sul cibo, che in realtà è una cosa che non è che sia molto gradita, trovare un cerotto nel cibo, però è una cosa buffa, secondo me. Ma più che altro perché verso i 20 anni mi sono fatta tatuare un cerotto sul gomito. Non so bene perché, però avevo piacere di farmi tatuare qualcosa di un po' stupido, si vede. E comunque disegnare per me è un po' come mettere un cerotto su, non dico sulla vita, ma perché poi ho anche un sacco di problemi quando disegno, di consegne, di ritardi. Però diciamo che è proprio quello che amo fare, quindi è un po' come mettere un cerotto su, appunto, sui problemi e in un qualche modo andare avanti. Quindi è diventato una specie di...
come dire, che buon auspicio per il mio lavoro, e quindi mi piace appunto inserirlo, è diventata una firma e mi piace inserirlo nei disegni che faccio come gioco, come scherzo. Bello, mi piace. Trovo molto. Qualcuno se ne è mai accorto tra i tuoi committenti che ci fosse questo elemento ricorrente? Curiosità, eh? Ma normalmente lo dico, okay. Sì, okay. Ovviamente nella caffare mi hanno proprio detto non mettere cerotti, no, perché sul cioccolato non va bene, non si un può peccato, fare, non posso si può dire, vedere, posso dire. Lo so, peccato. Quindi non sei riuscita a inserirlo, no, neanche microscopicamente. Avrei tanto voluto, però no, ho lasciato perdere perché insomma, no, non volevo, chiaro, ecco, certo, giustamente. Certo. E, però sì, di solito li nascondo, lo faccio presente. Poi chiaramente se si tratta magari di un logo per un'azienda, il cerotto evito di metterlo. A meno che non sia un'azienda di cerotti. In quel caso immagino, ad esempio, immagino che possa. Però a quel punto non devi nasconderlo, ma devi farlo vedere. Quindi esatto, funziona anche male lì. Però no, di solito sì, lo inserisco, lo dico, a volte se mi dimentico, magari non è che si accorgono esattamente che c'è, magari poi dopo qualche tempo mi chiedono. Insomma, ogni tanto succede, però di solito lo esplicito, sì. E poi c'è questo progetto importante, le città rotanti. Che cos'è? Ce ne puoi dire? Ci puoi dire qualcosina? Questo sì, fa già parte? Questo sì, questa, ecco, è una città rotante, un comune rotante, Pinerolo, chiaramente, come si può notare. Niente, è un progetto che è nato nel 2018, per caso, in realtà, come la maggior parte dei progetti che più o meno sono interessanti, almeno questo per me è molto interessante perché mi dà l'idea, mi dà il modo di disegnare e interpretare in un modo un po' diverso i comuni del posto in cui vivo praticamente. Quindi sono partita da Torre Pellice, che è il luogo in cui vivo e in cui lavoro, e volevo cercare di rappresentarla in un modo circolare, in modo che si vedessero in contemporanea i monumenti o comunque i luoghi che ritengo più interessanti, però a 360 gradi. E poi un annetto dopo mi è venuto in mente di realizzare dei quadri rotanti che sono molto semplici per vederli proprio girare questi comuni. Hai fatto delle esposizioni, delle mostre? Anche... Sì, ho fatto qualche mostra, ho preso parte a qualche fiera, insomma, qualche evento nel Pinerolese, e cerco insomma di mostrare questi miei lavoretti. Ogni tot riesco a disegnare una città nuova, un comune nuovo. Ho realizzato anche delle valli, quindi la Val Pellice o la Valle Po, e sto cercando insomma di realizzare un po' di disegni simili. È interessante questo. Bello. Bene. Allora Alessandra, guarda, sì, tornerai, sì, a breve sulla, sì, nostra pagina, continueremo la nostra chiacchierata intervista. Per adesso ti ringraziamo. Okay. Adesso ti ringraziamo. Grazie. Bene, però restiamo nel tema, no? Restiamo, sì, nel tema del disegno, certo, per quanto è possibile, perché comunque il maestro di piemontese adesso ci deve raccontare delle cose, qualcosa sul tema del disegno. Il nostro maestro, eccolo qui, Simone! Eccolo! Maestro! Sentite che accoglienza per il maestro. Buonasera. No, volevo dire, la ragazza ha già detto molte cose sul tema del disegno in Piemonte, perché lei disegna in Piemonte. Certo, ha visto. E disegna cose piemontesi, sì, molto interessanti, gli anciue, le fische d'oi. Vuole dire che non ha preparato nulla, ha già detto tutta la ragazza e lei vuole andare a sedere. Sarebbe molto comodo. Ecco. Allora, no, anche perché giustamente mi avete detto, parla del disegno nel piemontese. In una lingua, a meno che non la scrivi con i disegnini come i cinesi, che fanno gli ideogrammi, sì, che, certo, sono disegni, sì, per, certo, scrivere una lingua. Però piemontese si scrive con l'alfabeto latino, normale. Quindi non l'avremmo l'ortografia, mai, per quanto difficile, non è difficile come quella del cinese. E quindi... Ok, no, queste sono tutte notizie importanti. Ma andiamo, no, facciamo un po' di vocabolario sulle parole del disegno in piemontese. Sì. Oh. Parole degli strumenti per disegnare. Sì. Allora, il foglio si dice il feuille. Il feuille. Sì, il feuille. Sì. La carta, volendo uno può dire la carta, oppure può dire anche il papè. Non è sbagliato, è un po' alla francese. Papè. No? Papè. Da papiro, no? Sì, sì, beh, certo, sì, ho capito. Poi una parola un po' particolare, il pennello, sì, si può dire le pnel.
Lepnel. Lepnel, brava. Hai detto una volta, l'ho detto. L'ha azzeccato subito. Non lo dico più. Io piano piano. Poi i color, eccetera, i colori li avevamo già fatti. Sì. Sì. Quindi niente, più o meno abbiamo fatto il quadro. La teila. La tela. Cose che assomigliano abbastanza all'italiano. Ma sì, insomma, più o meno, sì. Non è che l'acquarella. L'acquerello, insomma, parole molto interessanti. C'è il pubblico a casa che è incollato. No, un glossario meraviglioso. Pazzesco. E niente, comunque, no, il problema è veramente, cioè, di disegni in Piemonte tipici non è che ce ne sono. No. Gli stemmi, ma non lo so, mi viene da dire, mio nonno, sì, da giovane, aveva imparato a fare la gru senza staccare la penna dal foglio. Questo è molto interessante. Guarda che quando eravamo piccoli a me mi faceva questo scherzo della gru. Cose degli anni 30. Che scherzo. L'audience sta salendo in una maniera. No, ma aspetta. Però, allora, i disegni tipici del Piemonte. Allora, nelle cascine di una volta. Sì. Il disegno più tipico. Sì. Era il galletto. Grigna ne perché a me la grigna è comica. Allora, il galletto disegnato sul piatto. Ah, sì, li ho visti. Perché? Perché va bene, nelle case dei ricchi no, ovviamente. C'erano le porcellane di Limoges, eccetera, tutte le robe belle. Poi fine, il galletto sono mangiato. Nelle casine, c'era la ciaperia. La ciaperia, i piatti, le ceramiche, sì. La ciaperia, i tunt, no? Sì. I piatti. Bello che lo dice tutta Marta, lo dice. Gli assiette, sì. La sieta vuol dire sempre un piatto, sì. No? Ecco, sì, sì. La sieta peraltro si chiama così perché è un punto in cui le montagne sono piatte, sì. La sieta. Mm. Niente, comunque, come si dice, sui piatti ci dipingevano sempre il gallo. Il gallo. Quindi voi immaginatevi la manifattura del Mondovì, che faceva tutti i piatti, sì, e c'erano quelli che a ripetizione disegnavano a mano il galletto. Ma vedi che c'è in continuazione, bello. Sempre lo stesso galletto, che veniva sempre un po' diverso, però non importa, basta che sia. Tanta la ciaperia per la povera gente, no? Vale, sì, per mangiare la minestra. Niente, quindi questa è la situazione. Il galletto non è tipico del Piemonte, che io sappia, cioè è tipico di tutto, tipico francese. Oltralpe, sì, è il simbolo della Francia, dei galli, sì. Perché galli cisalpini, ma c'erano i galli anche cisalpini, però non è che ce ne freghi molto. Comunque, questo è il disegno tipico, il galletto, nelle case del Piemonte, la cosa casa lì. Ha trovato qualcosa di interessante. Ma veramente, Un'altra cosa, vabbè, no, nel senso, se uno vuole poi andare a vedere i disegnatori seri. Sì. Seri. Bravi. Sono morti, però. Ecco. Non può. Erano bravi. Se uno vuole. No, in memoria. Allora, c'è il più bravo, che secondo me era il più bravo, era Francesco Corni, che faceva i disegni dell'architettura e lavorava per le soprintendenze. Faceva disegni. Della Torino romana, Torino medievale, tutte ricostruzioni archeologiche. Vedi. Poi ricostruzioni architettoniche con gli spaccati, le sezioni, cose bellissime. Guarda che si sta gasando. Ha disegnato tutti i monumenti del Piemonte. Però è mancato del 2020, buonanima. Quindi di recente. Ed era di Modena. Quindi non era neanche piemontese, lavorava sul Piemonte e la Val d'Aosta. No, ma guarda che è pieno di modenesi, anche Guarino Guarini, sì, era modenese, però è famoso solo per le cose che ha fatto in Piemonte. Certo, come Iuara, che era messinese, famoso sempre solito per le cose che ha fatto in Piemonte. Cioè l'aria del Piemonte. Ha fatto anche un campanile a Belluno, Iuara. Insomma, era un bravo disegnatore comunque, disegnava il paesaggio, disegnava l'architettura. Sì. Niente. Beh, una carrellata di disegnatori stranieri in Piemonte. Grazie. Ma direi che è stato fantastico. Grazie maestro. Ma vedi? Ma incredibile.
incredibile, perché riesci a dargli qualsiasi tema e lui riesce a trovarti qualcosa. Esatto. Sempre nel piemontese, comunque. La prende alla larga. No, si arrabbia però, sempre, sì, tutte le settimane. Però lo trova, però eccezionale, lo trova, veramente. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Adesso però ci vuole un po' di musica, dai. Sì, adesso, adesso bisogna giocare. Anche il pubblico deve giocare in sala, anche da casa. E allora diamo la parola al nostro grandissimo menestrello Matteo Sibilla. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie mille, grazie anche al pubblico da casa che sicuramente starà applaudendo, mi immagino, mi piace pensare. Allora, buonasera a tutti, anche pubblico qui in studio. Dunque, per il gioco musicale di questa sera abbiamo pensato a una piccola chicca. Bella, interessante. Allora, questa sera si tratterà sempre di indovinare una canzone che, insomma, strano, no? Perché non lo facciamo mai. Però in ogni caso saranno tre canzoni, come al solito, tutte e tre italiane, di artisti italiani, in maniera da facilitare anche. Certo. Insomma, non vorremmo mai ostacolarvi. Di cui cambieremo il genere. Il genere, cambiamo allora. Il genere. È difficile. Cambiamo il genere. Il testo rimane uguale, la melodia può essere leggermente aggiornata sulla base, insomma, cambia anche lo stile dell'accompagnamento, cambia lo stile evidentemente della canzone. Sì. Speriamo che in realtà il significato rimanga quello originale. A voi quindi l'identificazione del titolo della canzone, quindi. Il titolo della canzone. Benissimo. Punti bonus per l'artista. Sì, va bene. Tanto si trova. Prendiamo il microfono così siamo pronti. Vai. Benissimo. Vai con la prima. La prima canzone è stata riadattata in uno stile hard rock, metal. Di sere nere. Non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà. Allora. Sono sentito in Metallica per un momento. Sì. Allora. Allora, qualcuno. Ma è facile. Qualcuno la sa? Cos'è? Cos'è? Sere nere di Tiziano Ferro. Complimenti! Anche il punto bonus! Benissimo! Che il punto bonus, complimenti. Ma è stata fantastica, piaciuta, questa versione. Mi è piaciuta tantissimo. E riviene soprattutto quando fai però non si capisce niente, titolo, però qui c'era il titolo dentro già la strofa. Dite che era esagerato. Beh, però chiaro, no, che uno deve anche dire. Vabbè, ma era la prima, bisognava un attimo carburare, dai. Va bene, allora, la seconda in stile rap hip hop. Bella cosa non c'è, più bella cosa di te, tu sei unica, unica come sei, frazzi, immensa quando vuoi. Vado a 1000 sulla macchina, fra. Vabbè, quando volete possiamo. C'è qualcuno che ce l'ha. Qualcuno la sa, dai. Mi è piaciuta. Sì, dai. Però hai qualche problema. È più bella cosa non c'era, Mazzotti. Perfetto, perfetto. Oh, grandi, ma che bravi. Ti avrei lasciato andare fino alla fine, era bellissimo. Era vero, carino. Ma non possiamo risultare dal pubblico, ragazzi. Stasera mi ha fatto il pienone. Sì. Bene, allora, non so, l'ultima non la fa. No, sto scherzando, ovviamente la facciamo. Grazie per la supplica. Chi verrà questo? No, allora, questa è la terza canzone, probabilmente. Allora, questa è, diciamo, latinoamericana, spagnoleggiante, una canzone che potreste sentire sotto l'ombrellone d'estate. Certo, su qualsiasi radio. Su qualsiasi radio. Allora. A te che sei stata un'emozione, a te
che quando guardi trovi ispirazione. A te che sei il mio amore. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione. Vorrei arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando te guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica nada, todo se fa claro. A te che mi hai trovato all'angolo con los puños chiusos y le mie spalle contro il muro. Ma non volete farlo continuare? E qualcuno la sa. Avanti con gli ojos bassos. Che cos'era? Che cos'è? Che cos'era? Aspetta. A te, giovanotti. Benissimo. Mamma mia, grazie. Benissimo, benissimo, era lei. Comunque sei stato uno spettacolo. Grazie ragazzi, grazie. Fantastico. Stavolta non me ne sono neanche dimenticata, ragazzi. Fantastico, grandissimo. Guarda. Ui, 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 ui. Dunque. Bene. Bene. Allora, è il momento, importante. Sì. Che cos'ha? Sono un po' emozionato. Ah, no, ma ti vedo nervoso. Sei stato bravissimo. È stato bravissimo. È andato benissimo. No. Sì, hai ragione. Sono un po' imbarazzato a chiedervi questa cosa, perché... Devo andare in bagno. Adesso? Vabbè, è finito il gioco musicale. Vabbè, intanto ho finito, voglio dire. A questo punto sì. Mi manca solo... Vai in bagno. Falla quando ti diciamo di farla prima, però. Comunque, questo show, tutti che devono andare sempre a far pipì. Io no, questa cosa non l'ho ancora capita bene. Comunque, vabbè. Comunque, allora, adesso dobbiamo andare in un altro mondo. Cioè, un altro mondo viene da noi. Sì, un mondo che arriva dall'alto. Proprio dall'alto ci guardiamo proprio lassù in cima. Invochiamo e chi arriva, chi scende da lassù, dagli dèi, dall'Olimpo, scende... Cupido! Cupido, eccolo qua! Buonasera! Oh, ma che bello! Che bello! Bello! Che c'è, nervoso? Ma certo, sono ancora qua! Ah, è vero! Com'è andato il periodo? Non mi hanno ancora dato l'archetto. Niente. Niente archetto? Sono ancora arrabbiato. Eh no, perché voi dovete capire che Cupido, anche se è appartiene al mondo degli dèi, comunque ha bisogno del microfono per farsi sentire. La verga microfonica, va bene. No, e quindi dicevamo, il capo è arrabbiato, ti ha mandato sulla terra, ti ha tolto l'archetto e la freccia. Devo fare il periodo di riabilitazione qua. Ecco, qui sulla terra, con noi. Sediamoci, Cupido. Che allora. Bello. Perché noi, come potrete sapere, che abbiamo molte richieste, molta gente che ci scrive, ci scrive per sapere il parere di Cupido sulle problematiche d'amore, di relazione, insomma, tanti momenti importanti nella vita dove tu puoi veramente incidere in qualche maniera. Anzi, chiediamo immediatamente... Li colpiscono, li incido. È quello che mi hanno spedito qua. Cioè, li facevi fuori proprio. Non colpivo al cuore. Non colpivi al cuore, quindi li facevi soffrire e poi... Era più divertente. Vabbè, c'è un po' di sadismo anche in Cupido. Chiediamo direttamente al pubblico se c'è qualche domanda anche da parte loro, il pubblico del Moscerino. Avete delle domande d'amore, di cuore? Soffrite d'amore? Soffrite. Avete qualche problema? Soffrite. Fate soffrire qualcuno? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno che soffre. Cioè, questi che non peccato, provano sentimenti, non disegnano, niente. Niente. Vabbè. Dove mi hanno mandato? Ma che ne so, guardi. Vabbè. Però noi abbiamo un bel po' di... Disperati. Anche disperati, ma... Che chiedono appunto un tuo consiglio. Vai. Hanno bisogno di consigli. Sì, speriamo che serva. Sì, secondo me serve. No, per farmi andare via. Allora se può servire a lei. Iniziamo col primo. Certo. C'è una letterina che ci dice questo: caro Cupido, questa mattina mentre cercavo nell'armadio la cravatta giusta da mettermi per andare a lavorare, ho trovato un uomo nudo in fondo ai vestiti, che si è poi scusato dicendo di aver sbagliato stanza.
La cosa mi è sembrata alquanto strana. Ho il sospetto che mia moglie mi tradisca. Lei dice che sono esagerato? Vorrei un suo consiglio. Secondo te, sono esagerato? Naif 82, beh, che cosa diciamo a questo Naif 82? No, va tutto bene, va tutto. Allora, secondo me ha sbagliato. In che senso? Il signore ha sbagliato. Il signore ha sbagliato, è evidente che la moglie voleva aiutarlo. Ma, insomma. Sì, perché questo signore sicuramente era un consulente d'immagine che voleva dargli un consiglio su come abbinare meglio la cravatta. Solo che lui ha fatto la scenata e tutto quanto, e quindi questo poverino ha dovuto scappare. Però è evidente che era un regalo della moglie. Quindi come si chiama questo? Naif 82 richiama tua moglie, digli di tornare con il consulente d'immagine, siccome ti farà bene. Assolutamente, farà bene a tutti, tra l'altro, anche alla moglie. Anche alla moglie. Sì, sarà anche molto contenta, secondo me, poi di vederlo, il marito sempre ben vestito. Certo. Sì, assolutamente. Sì, vabbè. Assolutamente, sì, io ne sono sicuro. Sì, va bene. Vabbè, se lo dice Cupido, voglio dire, esatto. Chi meglio una di garanzia. Lui. È una garanzia. Ma andiamo sulla prossima. Dante 25. Giovanotto. Ci scrive Dante 25, sì. C'ha qualche annetto, vabbè. Lui dice, senti un po', caro Cupido, sono innamoratissimo di Paola. Proprio innamorato forte, eh? Patetico. L'ho vista la prima volta che eravamo bambini. Ma siccome sono molto timido, non mi sono neanche avvicinato. Poi l'ho rivista a 20 anni, ma non sono riuscito a dirle neanche mezza parola. Poi ci siamo incontrati ancora che avevo 35 anni, ma mi sembrava prematuro fermarla per strada. Marca male, qua. Quindi l'ho vista che avevo 43 anni, ma il cuore mi batteva troppo forte e ho lasciato perdere. Poi l'ho rivista a 52 anni, a 61, a 73, a 88, ora ne ho 97. Forse è arrivato il momento giusto di farsi avanti? Vero? Tu che dici? È questo un caso difficile, ammetto, sì. Aspetta. No, ho capito. Com'è che si chiama questo? Dante? Dante 25. Dante. Giocati le date. Tutte. Tu giocatele tutte, così passi una serena vecchiaia, ti paghi i pannoloni, ti paghi la badante, quella bella procace che non ci sta mai male, e ti fai... Vai al creatore asciutto e pulito. Che bello, no? Lascia perdere la smorfiosa, che tanto è evidente che non c'è trippa per gatti, no? Ma poverino, diciamo che lui un po' il cuore ce l'ha lasciato, eh. No, evidentemente no, è arrivato a 97 anni, insomma. Ha retto comunque il cuore. Infatti, quindi vuol dire che... No, ma su questo guarda. Secondo me potrebbe davvero andare a liscia così. Dici? Sì. Giocati l'età, vedi che funziona. Va bene, Cupido. Cupido che lo dice? Cupido. Cinico, Cupido. Cinico. Ma no, perché bisogna smarcarsi da sta cosa dei sentimenti, dell'amore, che poi Laura Pausini ci fa le canzoni, ci ammorba. No, perché intanto le sentiamo, eh. Sì, le sentite addirittura voi. Poi urla come lo stessa, quella che ha. C'è una canna che... Ma c'è sempre sto Marco, la rimari, le cose, se n'è andato. Certo che se n'è andato, gli rompevi le scatole. Ma poi continuava a urlare in stazione, non c'è il treno, parte Marco, dove stai? No. Lui ha delato giustamente, perché questa è fuori di testa. Certo. Quindi basta con i sentimenti, no? Divertitevi, fate cose. Sì. Quindi no? Divertitevi, fate cose, giocate i numeri e basta. Giochiamo i numeri. Esatto. Quindi i numeri sarebbero se li volete giocare anche 20, voi. 20, 35, 43, 52, 61, 73, 88 e 97. Sì. Il numero jolly, vedete? 97 soprattutto. 97, bene. Grazie Cupido. Ma prego. Grazie Cupido. Arrivederci. Grazie. Sì. Faccia pure il biglietto. La verga. Sì, grazie. Mi saluti gli altri. Mamma mia, che cinismo. Mamma mia. Vabbè, se dice anche lui così. Accidenti.
Beh, però noi questa sera abbiamo anche un altro ospite molto importante. Sì, perché dopo l'amore la cosa importante cos'è? La salute. La salute, dopo l'amore la salute, per qualcuno anche prima la salute dell'amore. Sì, in genere ecco, così. Ma, in genere così, ma possiamo quindi chiamarlo, perché, sì, attenzione, perché ha una presentazione ufficiale da fare. Ah, scusami, non lo sapevo. Allora, intanto, si chiama Dottor Bing, qui questa sera con noi, il primo medico specializzato su internet. Si è specializzato su internet. Ah, si è laureato su internet. Pratica la fast medicine. Si dice così? Sì, sì, sì. E la medicina veloce. E quindi è qui con noi il dottor Bing. Prego. Prego. Salve, buonasera dottore. Buonasera. Buonasera. Oh. Ah, bene, dall'amore alla salute. Eccolo qui. Eccolo. Per carità, non disturbatevi troppo. No, scusate, non è Passiamo proprio dall'amore alla salute. Sì. Sì. Intanto una buonasera a tutti gli spettatori. Volevo presentarmi, sono il dottor Bing. Sì. Come sapete sono specializzato, primo medico specializzato sull'internet. E mi occupo insomma di medicina veloce, medicina fast. Beh, veloce. Molto veloce. Fast, molto veloce. Quindi la gente può chiamarla, chiedere dei consulti e... Sì. Glaucoma. Ma no! Scusate, ma ci vuole. Stia attento. Mangia troppo sale. Ma questo è vero. Aumenta la pressione. Ma questo è vero. Aiuto. Anche quella intraoculare. Ma allora. Allora, dottor Bing. Bing, lei si è laureato molto velocemente. Quanto ci ha messo, scusi? Ho iniziato stamattina. È stato, ve l'ho detto, fast medicine. Eppure vedete efficace. Molto efficace. Molto direi. Efficace. Allora io direi che, come prima abbiamo chiesto per dei consigli d'amore, chiediamo al pubblico se hanno delle problematiche di salute, magari vogliono fare delle domande, sapere qualcosa in maniera molto fast dal dottor Bing. C'è qualcuno nel pubblico che vuole dire qualcosa? Ah, c'è qualcuno nel pubblico, perché mi stanno dicendo dalla regia che sono arrivate le prime chiamate. Sì. Le prime chiamate per il dottor Bing. Allora, vediamo, sì, la regia ci dice che è arrivata la prima. Sentiamo, pronto? Pronto? Pronto, buonasera dottore, volevo chiederle... mamma. Bronco pneumopatia cronica ostruttiva. Ma già fatto? Mia, sì. Un fumatore. È già andata. È già andata. Sì. Straveloce, direi. Bronco pneumopatia cronica ostruttiva. Ma, vabbè. Se lo dice lei. Un'altra chiamata per caso dalla regia. Buonasera, doc. Io avrei... mi sono dimenticata. Questa è facile. Morbo di Alzheimer. Prego, la prossima. Vedete? È efficace. È facile, è velocissimo. Bravissimo lei. È come un test di screening. Veloce, certo. Indolore. Al massimo, voglio dire, fai qualche diagnosi sbagliata, però. Vabbè, ma quante volte succede? Fai due controlli, te ne accorgi. Ma c'è una terza chiamata, dottor Bing. Prego. Una terza chiamata, pronto? Pronto, caro dottor Bing. Oggi ho starnutito mentre facevo jogging e mi chiedevo... Marcia allergica. Marcia allergica? Che è? Ma che non è una malattia dei bambini? Ma senta, lei è specialista? Siamo colleghi? Mi tolgo il camice e lo do a lei? Viene lei qua al posto mio, mi scusi. Si specializza lei in 12 ore? Vergognoso. No, è vero. Vergognoso. Quando il paziente un uomo spende 12 ore della sua vita a specializzarsi. Veramente... Ok, in verità. Vergognoso. Vediamo. Prego, il prossimo. Se la sente il prossimo. Un po' meno arrogante. Va bene, allora una prossima chiamata meno arrogante. Ascoltiamo, dottore. Mi è spuntato un brufolo sul naso. Secondo lei, che cos'ho? Molto chiaro. Popola trombotica trombocitopenica. Ah, la miseria. Madre di Dio. E quanto mi rimane? 10. Ma 10 cosa? 9. 7. 6. Probabilmente ho sovrastimato la sua sopravvivenza. Ma come? Ma poverino! Ma
Lei porta un po', posso dire, un po' sfiga, posso dirlo. Ma signore, questo non me lo potete proprio dire, le malattie sono una cosa naturale. Sì. No, basta. Non mi guardi più. Forse c'è ancora una chiamata? C'è ancora una chiamata? Prego. Dottore, mi va molto male quando respiro. E allora non respiri. No, ma mi chiedo perché queste domande così ovvie. Ma non può. Veramente vergognoso. Vergognoso. Poi si parla dell'intasamento di pronto soccorso. Per forza. Ma scusi, la gente non è in grado di sopravvivere. Questa è una cosa. Dottore, lei è stato velocissimo e rapidissimo. Fast medicine. Sì, grazie. Io direi che per questa sera è abbastanza. Abbastanza, sì. Non mi guardi, per favore. Ecco, grazie. Grazie molte. Grazie. Nulla. Che se mi fa paura. No, mi si faccia controllare perché. Sclerosi multipla. Ma no, ma chi è? Terribile. Sì, terribile. Bene, la ringraziamo. Sì. Ringrazio io voi per questa opportunità. Avete fatto vedere la mia capacità. Comunque, se avete bisogno, sapete qualcosa sul dottore. Visito privatamente nel mio studio presso via dei Matti numero 0. Interessante. Si pensava fosse solo una roba da una canzoncina, invece è vero, esiste. Bene. Sì. Grazie. E sono lì, prego. Bene, grazie. Fantastico. Prego. Fantastico. Oh, grazie. Bene. Mamma mia, che serata. Che serata. Oh, è tosta, Sì, io non so se sia anche questa una patologia, però devo andare al bagno. No, ma anche tu. No, ti giuro. Basta, ma... Ma tutti a pisciare stasera, basta. Ma così siamo... C'è qualcuno di voi che deve andare anche? Qualcuno vuole venire con me? No, nessuno. Non è possibile. Allora io vado, ti lascio un attimino e ritorno tra pochissimo. Dai, stai. È il momento della rubrica con i bambini, per i bambini anzi, dove intervistiamo i bambini e sentiamo un po' il parere sulla tematica del giorno. La rubrica Under 10. Vediamo intanto appunto se c'è un primo collegamento, se c'è qualche bambino che sta chiamando. Sì, dalla regia mi dicono che è ok. Oh, è arrivata la prima chiamata di un bambino. Pronto? Chi sei? Pronto? Io! Lucrezia! Lucrezia! A sorpresa! Ma no, Lucrezia! Lucrezia, l'abbiamo detto. Ti ricordi che anche di nascosto ci siamo sentiti? Ti ho detto non chiamare più in trasmissione. Sì, sì. Ecco, perché l'hai fatto? Perché chiami? Come fai a chiamare sempre tu? Semplice, prendo il telefono, faccio il numero e chiamo. Sì, fai il numero e chiami, ma tu non riesci in qualche maniera a intrufolarti e gli altri bambini non chiamano mai. Non c'è nessuno che ti chiama, secondo te quale bambino chiama un vecchio come te, scusa? Senti, Lucrezia, allora, potrebbero esserci altri bambini, ma tu intasi la comunicazione, ecco. sei sempre con questa tosse, bisognerebbe chiedere al dottor Bing che cos'hai. Lucrezia, mi senti? Sì, ti sento. Allora, dato che sei qui come al solito, faccio la domanda a te. Sì. Allora, spiegami un po'. Ti piace disegnare? Quando ero piccola sì, mi piaceva. Bene. Adesso non ho tempo di impiastricciarmi le mani. Ma non è che solo quando si disegna solo da piccoli, anche da grandi è divertente, può diventare un lavoro. Hai sentito prima la nostra super ospite, no? Sì, poverina. Come poverina? Ma perché? Un lavoro, che carina. Senti, perché devi sempre offendere tutti i nostri super ospiti ogni volta che vengono qui? Perché? Io disegno una volta alla settimana. Vedi? Sì, con una signora. Disegni con una signora. Sì. Che cosa ti fa disegnare questa signora, dai? Allora, lei mi chiede spesso di disegnare la mia famiglia. Sì, sì. Bello. Disegno. Sì, e come la disegni la tua famiglia? Allora, ho disegnato per prima cosa la mamma. Sì, la mamma. E come l'hai disegnata la mamma? L'ho fatta come una vacca frisona. Ma come una
vacca, ma perché la vedi come una vacca tua mamma? Sì, perché rumina, parla sempre. Ma vabbè, sì, allora sì, va bene. Vabbè, passiamo ad altro, l'altra, sì. Il resto della tua famiglia. Poi ho disegnato papà. Sì? E l'ho fatto come uno struzzo masai. Uno struzzo masai? Sì, però ci ho messo i capelli ricci sopra. Allora questa signora mi ha detto, perché hai disegnato papà con uno struzzo masai con i capelli ricci, che tuo padre invece è uno struzzo masai con i capelli calvi? E io gli ho detto, perché la mamma passa più tempo con un papà con i capelli ricci che con un papà con i capelli calvi. Non voglio sapere le cose della tua famiglia, che, i tradimenti di tua madre. Senti, allora, senti, facciamo una cosa. Sì, poi ho disegnato anche mio fratello, eh. L'ho fatto come un cormorano del Giappone. Un cormorano, bello sì. Questo, bello. Ti posso assicurare che il cormorano è più bello di mio fratello? Ah, sì, va bene, allora, sei un po' cattivella come al solito, Lucrezia. Senti, bene, adesso metti giù, Va bene. Metti giù che non voglio più sentirti, non chiamare più. Poi disegnerò anche te, però per adesso ho scaricato il grigio, allora non so come farti. No, senti, allora, Lucrezia, allora, metti giù per favore, fammi il giurin giuretta che non chiami più. Giurin giuretta, ciao ciao. Ciao ciao, brava, ciao, non chiamare più, bene, bene. Ah, allora, vabbè, forse ce l'abbiamo fatta. Allora abbiamo ancora un minutino per gli altri bambini. Vediamo se chiama un altro bambino la giuria. Sì, ok, no, siamo a posto. È arrivata una chiamata. Pronto, pronto, chi sei? È Lucrezia. Eccola qua. E no, ti chiamo perché mi sono dimenticata di dirti che in questo disegno della famiglia ci avevo messo anche la nonna. Ah, ci hai messo anche la nonna? Sì. Sì, non voglio sapere come hai disegnato la nonna. Io vorrei che... Ma senti un po'. Sì? Spiegami una cosa, Lucrezia. Ma questa signora che ti fa disegnare tutto, che cos'è? Ma è mica una psicologa? Sì, è una psicologa! Magari psichiatra anche? Non lo so, ma psicologa sì. Stita! Che sta su... No, no, Lucrezia, scusa. Stai, no, zitta, no, ferma. Cosa sta succedendo, Lucrezia? Cos'è sta voce che sta sentendo, Lucrezia? Allora, è la psicologa. Sempre che mi chiede di disegnare, le ho detto, senti un po', oggi ti faccio un ritratto. E non stava ferma, e non stava zitta, allora l'ho dovuta imbavagliare alla sedia. No! Sì? Lucrezia, per favore, libera la psicologa, per favore. L'hai anche... Zitta! Ma, è ferma anche. Ma l'hai legata! E se no come faccio a fare il ritratto bene, secondo te? Lucrezia, senti, Lucrezia, libera subito, anzi, vabbè, facciamo ciao, una cosa, ciao, regia, ciao, no, ciao, aspetta, ciao. Resta in collegamento, regia, chiamiamo i carabinieri, chiama, no, Lucrezia, ha messo giù, cioè la scorsa settimana ha sedato i genitori, adesso ha imbavagliato la psicologa. Ah, io non mi so chiedo cosa... perché non abbiamo ancora chiamato i servizi sociali. No, non è possibile. Dove sei stata? In bagno. Non è possibile. In bagno. Com'è andata? Male. Farà uno sterminio della razza umana questa Lucrezia. Una bambina. Sei una bambina terribile, ma è un mostro. Tu non la conosci perché non ci sei mai quando ma ce l'hai. Ma figurati, e tu non ti inalberare per una bambinetta. Senti, dai. Non ne voglio più sapere, basta. Vabbè, basta. Devo rilassarmi. Sì, allora cosa migliore per rilassarsi? Una bella canzone del nostro grandissimo menestrello Matteo Sibilla, però questa volta seria. E la canzone. No. È una canzone più seria. È una canzone, naturalmente. È il momento serietà. Oh, bene, allora serata. A te. Bene, allora per questa sera ho pensato ad un brano che, di nuovo, nuovamente italiano. Per la seconda volta su questi schermi, dopo innumerevoli puntate, è un brano abbastanza sconosciuto, di un gruppo musicale abbastanza sconosciuto, che però secondo me merita molto, quindi ve lo porto così di nuovo per aprire uno spiraglio, una breccia potenzialmente nei cuori di ciascuno. Guarda, wow, sono ambizioso. Wow. Anche di Cupido, no, volendo. Magari sì, esatto, gli rubo un po' il lavoro. Ad ogni modo... questa è una canzone dei Fast Animals and Slow Kids, che non sembra, ma sono un gruppo italiano di Perugia. Ve la canto. Mm-hmm.
eravamo almeno 20, almeno 20. Mi sembravano già tanti. So che si contano gli impegni. Siamo sempre troppi o sempre troppo pochi. Che non mi godo più gli istanti. Paura che sia tardi, se la vita è un lampo io non l'ho visto. Vorrei soltanto avervi accanto. Una canzone senza coraggio, un grande amore senza uno sbando, un'amicizia che si addormenta, una parola detta troppo in fretta. Dove sono finiti tutti quanti? Mi sentivo bene, volevo urlarlo. Avevo il fuoco dentro al petto. Se non l'avevo messo in conto, che se il vento è forte ci spinge a largo. Bottiglie senza alcun messaggio. Un grande amore senza uno sbando, un'amicizia che si addormenta, una parola detta troppo in fretta. Dove sono finiti tutti quanti? Mi sentivo bene, volevo urlarlo. Avevo il fuoco dentro il petto. Serio, andiamo a fare un viaggio all'estero. Dai, bellissimo. Abbiamo un collegamento tutte le sere con l'estero, in particolare con la Germania, per entrare a parlare del mondo degli influencer, no? Di chi su TikTok ha migliaia di followers. E ad esempio, potrebbe esserci in collegamento la nostra Hello! Catarina! Catarina! Hello! Eccolo! Con noi, Catarina, come sta? Allù,
è tutto bene, si sta bene, tutto sommato, yeah. Sì. Voi, anche tu, anche voi? Sì, noi stiamo bene. Noi anche, sì. Sì, sì, stiamo tutto bene. Mi fa piacere. Sì. Sì. Allora, mi avete detto che oggi si parla di Kunst. Di arte? Di arte? Arte, sì. Arte, sì, sì, disegno, arte, sì. Ja, Zeichnung. Sì, sì, disegno. Sì, sì. Disegno. Disegno. Allora, praticamente, sì, io vi dico qualcosa che abbiamo fatto con partnership. Ah, bene, wow, sì. Perché, bene, sapete, io sono sempre in partnership con Regione Baden-Württemberg. Ufficio turismo. Ah, sì, sì, certo, giusto, certo, sì, giusto, sì, certo. Noi questo facciamo lavoro. Ma grazie ai suoi follower riesce anche a incrementare. Io faccio vedere i miei follower arte. Sì. Allora, per esempio, siamo andati in museo. Sì. A Stuttgart. Stuttgart. Bello. È una città che si trova in Baden-Württemberg. Stuttgart. Sì. Sì. È chiaro, sì. È una città grande, io non so, comunque, Stuttgart. Siamo andati praticamente. E io e Klaus. Klaus è il fidanzato, per chi non lo sa. Yeah, mein Freund. Siamo andati, abbiamo visitato un museo. Ah, bene. Casa bello. Museo. Bello. Casa museo. Di artista. Ah, sì, bello. Sì. Ein Maler. Un pittore. Sì. Ah, un pittore. Ah, ma allora, Maler. Allora, praticamente siamo andati in questa casa museo. Sì. Dove lui ci ha fatto vedere le cose che dipinge. Wow, interessante. Bellissimo. Allora, lui ha una tecnica molto particolare, sì, molto particolare, perché lui si fa crescere capelli lunghi, sì, lange haare, yeah, lange haare. Poi sì, lui praticamente mette capelli dentro vernice, oh, mamma mia. E poi lui praticamente mette una musica di sottofondo, sì, che si chiama Stockhausen. Stockhausen. È un grande, grande musicista tedesco che si chiama Stockhausen. Abbiamo capito, sì. Che fa praticamente atterraggio di elicottero. Sì. E praticamente è una musica che fa suono di elicottero. Sì. E lui bellissima. Fa elicottero con capelli. Ma lui fa elicottero con i capelli. E lui in questo modo dipinge la tela. Ah, bellissimo. Fantastico. Cioè lui mette la testa dentro, sì, il secchio, la camicia, poi. E lui bello dipinge tela. Sì. Poi dipinge anche tavolo, sì, dipinge anche muro, sì, dipinge anche finestra, sì, e praticamente tutto il suo studio casa museo è tutto pitturato. E me lo credo, ah, è bellissimo, tutto colorato, tutto un bisschen schmutzig. Un po' sporco. Un po' sporco. Sporco. Poi lui quando finisce, sì, praticamente si taglia i capelli perché deve aspettare che ricrescono. Ah, beh, vabbè, quindi è, molto, è un'opera unica, un'opera fatta una volta. Opera, poi, come si dice, momento catartico. Catartico. Catartico, sì, bello, sì, bello. Lui fa catartico. E poi è disoccupato per il resto dei penso prossimi... Penso che... Allora, mio fidanzato Klaus dice che l'ha visto anche lavorare al magazzino logistico. Però... Ah, però lui... Ora si sì, sì. Però lui è un grande artista molto rinomato in, sì, Stuttgart. Sì. Allora, devo dire mio fidanzato Klaus non gliene fregava niente di questa opera. Dai, è stato insopportabile. Ma, vabbè, ma come dargli la prossima volta lo lascio in museo di automobile. E così lui fa da automobili e io fa da godere arte. Ah, ma quindi beh, sì, non gli è piaciuto a Klaus. Klaus. No, ma Klaus è più... Ma Klaus è lì con lei in questo momento? No, veramente Klaus... Klaus, bitte, come? Come Klaus, sì? Ah, sta salendo le scale. Sta salendo le scale. Fantastico. Hallo, es gibt italienische Fernseher! Ah, ja, hallo! Ja, ich mag Pizza, ja. Pizza, das schmeckt sehr gut hier in Baden-Württemberg, ja. Ja. Wir essen Pizza mit Würstchen, ja. Bitte, Klaus,
Svizzera. Klaus. Mi dice sempre cose, sempre soliti stereotipi. Vabbè, dai. Dice sempre stereotipi italiani, scusate. Vabbè, ma non ci offendiamo. Io l'ho detto, non devi dire stereotipi. No, ma io non lo contraddirei molto, Klaus, cioè... No, vabbè, basta dirglielo, io. Sì, sì. Ah, vabbè. Va bene, grazie Caterina. Caterina, se poi ci può dire come mai si chiama lei sul profilo allora Cazzarina. Io mi trovate sul mio profilo? Sì. Io sono Cazzarina. Sì. Perché praticamente Katze in tedesco auf Deutsch significa gatto. Gatto. Gattina, Caterina, Cazzarina. Caterina, è così, ci possiamo fare. Grazie Caterina. Grazie. C'è questo Klaus che fa paura, te lo dico. A me fa paura, infatti. Non lo so, perché dovesse venire qui Cazzarino una volta, io direi di che Klaus se lo può tenere... No, noi ne facciamo un ospite alla volta. Infatti, basta, un ospite alla volta. No, bene, basta, bene, non sì, di sì. più. Allora, no, in questo momento adesso vogliamo ancora scambiare due parole con la nostra grandissima super Alessandra ospite. Alessandra Parigi, eccola. Eccola qua, grazie. Ok, che serata. Che serata pazza! Che serata! Delirio, direi! Delirio, ho riso tantissimo però. Bene, no, questo ci fa piacere. Allora, eccoci di nuovo con te. Dunque, ti facciamo ancora qualche domanda. Mm-hmm. Sì, allora, intanto abbiamo visto qualcosina qua, poi il pubblico da casa può vedere anche le immagini. Sì. Di alcune tue opere. Uh-huh. Che noi le abbiamo viste, sono veramente belle, mi ci piacciono veramente. Grazie. Tanto. E volevamo sapere, per esempio, l'opera alla quale sei più affezionata, cioè se tu dovessi veramente, lo so che è una cosa da dire a un artista un po', però se veramente dovessi buttare giù dalla torre tutte le altre e tenerne una sola su, senza offendere le altre. Solo buttandole giù, sì, solo no, buttandole, okay. Senza, però proprio ti tieni quella proprio col cuore. Solo una ne puoi portare con te. Probabilmente una delle città rotanti, probabilmente quella del Giro di Viso. Giro di Viso delle città. Sì, sì, una di queste città rotanti qua del Giro del Monviso, che sarebbe l'itinerario che si fa attorno al Re di Pietra per vederlo nel suo complesso. Ecco, perché ci hai parlato di tutte le città, invece in questo caso. In questo caso è proprio un paesaggio. Quindi è un. Sempre a 360 gradi. Sempre a 360. Lo si può vedere da vari punti, cioè. Sì, 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 ho proprio realizzato un quadro in cui si vedono le quattro visioni del Monviso e i rifugi che si toccano per andare a vederlo in definitiva. Cioè proprio il giro che si fa a piedi per visitarlo. E visto che è un itinerario che mi piacerebbe fare nel complesso, perché ne ho fatti solo dei pezzetti, mi serve anche come guida, diciamo. Quindi tenerlo lì. Perché tu oltretutto sei appassionata di montagna, di montagna, sì, sì, da pochissimo tempo in realtà, non faccio grandi camminate, però mi piace molto, e quindi approfitto dell'aver voglia di andare a camminare anche per fare delle fotografie e poi realizzare dei disegni sulla montagna, sul Monviso soprattutto. Parti sì. Anche dalla fotografia, quindi? Cioè... Dalle foto che... questi disegni qua delle città rotanti sono tutti... parto tutte da fotografie, perché chiaramente non mi invento nulla, quindi prendo spunto da foto che realizzo io stessa quando vado da qualche parte o quello che trovo online, insomma. E quindi sì, faccio tante camminate anche per avere materiale poi, certo, per disegnare. Sì. Bello. E allora, questa è una domanda che in genere facciamo sempre a chi invitiamo. Per i giovanissimi, tu hai dei consigli da dare a chi è ancora molto giovane e vorrebbe approcciarsi a questo mondo, al mondo dell'illustrazione, del disegno, e farlo diventare, come hai fatto tu, un lavoro? Cioè, che consigli dai? Ecco, c'è chi proprio dice no, lasciate perdere, non fate quello che ho fatto io. Tu lo consiglieresti ai ragazzi, ai giovanissimi? Sì, lo consiglierei, perché comunque è un bel lavoro, difficile, perché comunque è difficile riuscire ad approcciarsi al disegno, ma anche proprio al mondo del lavoro sul disegno,
Il mio consiglio è quello di buttarsi a fare tante fiere, cosa che invece io normalmente non faccio. Fiere intendo proprio dell'illustrazione o del fumetto, cioè avere, osare e farsi vedere da qualcuno, dal pubblico. Quindi appunto andare alle fiere, far vedere i propri lavori, presentarsi a case editrici, proprio la faccia tosta di andare lì e fargli vedere il tuo lavoro, cosa che invece io faccio un po' di fatica perché... è difficile comunque mostrare i propri lavori, cercare insomma di farsi assumere o apprezzare da qualcuno, però questa è una cosa importantissima. Bisogna e poi il coraggio, esatto, cioè un po' di intraprendenza. Sì, esatto, intraprendenza. E poi disegnare semplicemente, non farlo tutti i giorni, usare matite e acquerelli e qualsiasi tipo di medium di tecnica. E disegnare tutti i giorni, insomma. Perché è un po' come lo sport il disegno, se non disegni per tanto tempo. Secondo me sì, cioè almeno quello che vedo io nel mio modo di fare, sì. Se non lavoro per una settimana, parto di nuovo da zero, devo ricominciare a riprendere un po' il ritmo su certe cose. Quindi poi se non lo fai veramente per dei mesi è difficile. È un po' come lo sport, sì. E adesso, attenzione, la domandona che facciamo sempre. La conoscete. Voi la conoscete già tutti. No, ma nulla, no, la spaventiamo. Il sogno è di... il tuo sogno d'artista. L'artista o come persona? Anche come persona, sì. Puoi anche separare. Sicuramente continuare a lavorare e a disegnare. E mi vedo in una casetta in mezzo a un prato con un mega atelier con dei vetri giganti, il bosco tutto attorno e io che dipingo, disegno, cani e gatti, insomma un lavoro semplice. Sì. Tra 40 anni? 30, 40, 30, 20, 40, 10, sì. Quello quando capita, però cioè se domani. Mi devo proiettare domani, se posso, la casa è la prima cosa sicuramente, che sarebbe bello avere. Ci hai già regalato delle immagini molto belle, anche solo con le parole, quindi noi te lo auguriamo. Sì, grazie, sì. Grazie mille. Bene, grazie ad Alessandra. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Siamo quasi in conclusione, proprio allo sgocciolo. Allo sgocciolino. Allo sgocciolo, sì. Lo sgocciolino è, però, siccome se parliamo di sgoccioli, lo sgocciolo ce l'ho anch'io adesso in questo momento. No, di sì. Nuovo. Senti, siete andati. È andato lui. Sei andata tu, adesso vado io. Oh. Non posso più dire niente neanche io. Mi scappa. Non mi puoi neanche difendere tu. Mi scappa. Vai, c'è qualcuno del pubblico che deve andare da casa? Se qualcuno deve andare, andate. Scusate, devo andare a fare pipì, scusatemi. Vado, devo vai, andare. Vai a fare pipì. E che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Così. Vabbè, rimango io, come spesso succede, per regalarvi adesso il momento giusto, la ricetta per concludere questa serata. Quindi andiamo a rifarci a un grande della pasticceria, un maestro della pasticceria italiana ma anche internazionale, il grandissimo Iginio Massari, che probabilmente regia è in collegamento con noi, se non sbaglio. È in collegamento con noi, allora buonasera Iginio. Ma chi è che rompe le balle come tutte le volte il giovedì sera? Io non ne posso più. Ma non ne posso neanche più io, perché gliel'ho detto, il giovedì sera a quest'ora facciamo il collegamento. Ma senti, io te l'ho detto l'altra volta, a sì. Quest'ora dormo già da più di un'ora. Beh, ma problema suo maestro, vabbè che ha compiuto 80 anni da poco, però... Ma possiamo farlo questo regalo al nostro pubblico? Ci dice una ricetta proprio creativa, mai poco conosciuta, poco provata dal nostro pubblico e ce la racconta secondo la sua ricetta autentica. Va bene, allora una ricetta innovativa mai vista e fatta da nessuno. Wow. Benissimo. Ma cosa? Soprattutto una cosa innovativa proprio per il Piemonte. Io voglio dare questa ricetta a tutti voi. Wow. Il bunet di cioccolato. Ma come il bunet di cioccolato? No. Ma come lo fa Iginio Massari, il genio della pasticceria? Non lo fa nessuno. Vabbè, questo è vero. Allora ci racconti la ricetta del bunet al cioccolato. Intanto prendete uova intere, 5. 5 uova, va bene. Intere, mi raccomando, mettetele intere tutte, non devono essere rotte, intere. Ma no, ma non è così, maestro, si sbaglia, ma che schifo. Poi del latte intero, mezzo litro, ma lo mettete intero, con tutto il cartone. No. Mezzo litro devi pure tagliarlo a metà. Capito? Esatto, ma riesci a farlo intero. Mezzo litro, ma lo lasci intero, capisci? Va bene, ho capito, sì, ma non è comunque, vabbè. Ma chi è quello lì che parla vicino a te, che rompe le balle anche lui, ma io non lo so. È l'aiuto cuoco qui, lasci stare. Amaretti 200 grammi. Sì.
Zucchero semolato, 5 cucchiai. Bene. E mettici sti 5 cucchiai, perché? E mettiamoli. Cacao amaro in polvere, 3 sì. cucchiai di cacao amaro. Sì, 3 cucchiai. Che sia amaro. Amaro, ha detto amaro, è amaro, sì. Rum, 60 millilitri di rum. Ah, oh sì, e come ripeto tutte le volte, non scolatevi il resto della bottiglia, ma mi raccomando. Ma non lo fa, ma perché ci dà degli ubriaconi tutte le volte, maestro? Perché io lo so che vi ubriacate con il resto della bottiglia, l'ho visto già tutte le altre volte. È vero. Non e è ora vero. Andiamo sì. con il caramello, volete fare un po' di caramello sopra il brunette, sì o no? Certo, buono. Allora usiamo l'ingrediente a sorpresa, perché fare il caramello nella semplice maniera non vale, non va bene. No, infatti, noi vogliamo alla sua maniera, la maniera del genio, eh? Andate in un mercatino dell'usato e comprate una lastra di vetro smerigliato di quelli che si usavano una volta. No, maestro, no, eh? Possibilmente arancione, riponetela sopra il bunetto in modo che quando lo si mangia si sbricioli tutto in bocca lasciando tutti di stucco. Ma c'è cioè, di stucco se non proprio... La sorpresa deve essere fondamentale. No, ma maestro, non è una, è una cattiva sorpresa questa, si rende conto? Ora devo andare in bagno a prendere le pinzette. No. Perché nel brunette che ho mangiato a cena ho usato del vetro di Murano troppo sottile. Mi si sono incastrati i pezzetti nel palato. Ma non lo voglio sapere, guarda, ma che schifo. Sapete com'è, bruciano un pochettino. Quindi sì. Buonasera, vado a prendere le pinzette. Ciao. Vada, va, arrivederci. Chiami il dottor Bing. Faccio fare una consulenza. Tornato, sì. Sto meglio. Dai, andiamo con il collegamento. Ma vai. Che collegamento, l'ha già fatta la ricetta? Io non lo chiamo più, uccide la gente, è un criminale. No, guarda, secondo me, allora, peggio di Lucrezia non c'è nessuno, guarda, quindi veramente. Tu dici? Sì, sono, non lo so, io non so di perché. Così, non so, vabbè. Istiga la gente a mangiarsi il vetro e poi tirarselo fuori con le pinzette. Ma allora, senti, poi una volta faremo poi un cambio, tu magari parli con Lucrezia e io con Massari. Facciamo dai. Così, vediamo se ci riusciamo. Bene, siamo ormai giunti in conclusione, no Marta? Quindi? La puntata di oggi finisce qui, il Mi Ritorni in Mente Show vi dà appuntamento al prossimo giovedì sul canale 87 di RBE TV, lo potete guardare anche su YouTube, se vi siete persi le scorse puntate le potete recuperare sempre su YouTube. E allora ringraziamo cominciamo a ringraziare Mr. Bing, Dr. Bing e soprattutto abbiamo fatto un certo salto di qualità, no? Il menestrello, sì, dottore, ma soprattutto dai Matteo Sibilla, dai, bravo, grazie mille a voi. Poi ringraziamo il nostro Dio che è arrivato dall'alto. Sì, ringraziamo il nostro Cupido. Il nostro Cupido, eccolo qua. Vieni Cupido. E poi il nostro maestro di piemontese, Simone! Simone! E anche l'inconfondibile voce di Cazzarina! Cazzarina, sì! Ma chi è questa Cazzarina? Non tutti l'avevano capito! Ma chi è lei? Non tutti lo sanno! C'è qualcuno che rimane stupito e ci dice, sì. Ma veramente? Sì, veramente, è lui è Cazzarina! Lui. Ma anche Klaus. No, se io sappia, siamo in Germania lì. E poi Marta, presentala tu, dai. Allora, Alessandra Cerotto Parigi. Eccola qua, il nostro super ospite. Grazie al nostro pubblico, grazie per essere venuti, pubblico da casa. Al casino stasera. Vibes Video Back in Studio con Samuele Benecci, Mattia Stesano, grazie.
a questo punto vi salutiamo con la sigla. Vai Matteo. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare, ma io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Fatevi una controllatina dal vostro medico di base.